Lindlon, comunicazione di servizio per i giovani della Campania che hanno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Cari giovani della Campania, se anche voi come me avete un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e voi come me avete pensato di emigrare al nord per trovare un lavoro, sappiate che state facendo una grandissima stronzata. Sì, non perché sia sbagliato andarsene dal sud, eccetera, eccetera, ma perché fare questa scelta adesso sarebbe sbagliatissima. Ha detto il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, infatti, che la Campania uscirà più forte dalla crisi. E addirittura, ma sempre quando la crisi naturalmente sarà finita, la crescita economica della Campania sarà così tumultuosa che la Campania diventerà la regione più ricca d'Italia e guiderà, diciamo, la riscossa del paese e guiderà anche le regioni del sud. Quindi voi capirete che se ve ne andate praticamente poi vi ritrovate sempre in una regione sottosviluppata, quindi vi conviene restare qua e trovarvi dei diversivi. Pure a Palazzo Santa Lucia, che è la sede della regione Campania, si stanno attrezzando per trascorrere il tempo nell'attesa che la crisi passi. Uno, per esempio, dei giochi che vengono fatti più spesso è il gioco delle tre ASL, che consiste praticamente nel mischiare le ASL che interessano a Ciriaco De Mita e che sarebbero principalmente quelle di Salerno, Avellino e Napoli, e poi fargli scoprire dov'è che non hanno nominato uno dei suoi. Poi per esempio c'è anche il tiro alla fune, lì abbiamo Caldoro con i suoi assessori, o meglio quelli che gli sono rimasti, e dall'altro lato c'è il coordinatore regionale del PDL Cosentino e Vetrella che tirano, e per adesso stanno 0-0. Un altro gioco, a parte la corsa nei sacchi, e anche indovina chi, che consiste insomma nello scorrere tutti i componenti delle partecipate della regione e vedere qual è il parente, il vicino di casa, il consanguineo, il collaterale dell'assessore all'istruzione Caterina Miraglia, e che già un paio di volte, diciamo, è uscita sconfitta da questo gioco. Infatti cammina sempre con degli occhiali da sole per non farsi riconoscere. Quindi cari giovani della Campania, fate anche voi così. Come avete visto, insomma, i componenti della giunta regionale hanno trovato il modo di ingannare il tempo. Ma devono solo trovare come ingannare pure gli elettori. Ma è difficile, eh? Con gli elettori è difficile. No, fate una cosa, voi avviatevi al nord, poi se è una cosa vi telefoniamo.